Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso che voglio essere più costante su YouTube, anche perché mi piace molto il format. Più costante significa pubblicare almeno 2 video a settimana, speriamo che riesco. E perché iniziare domani quando posso iniziare oggi? Ho deciso di creare una rubrica abbastanza semplice dove prendiamo caffè insieme, chiacchieriamo, rispondo alle vostre domande. E oggi ho scelto un tema, uno di quelli che mi chiedete più spesso, quindi di cura di se stessi e di bellezza, e lo voglio chiamare 5 consigli di bellezza. Non scontati, tipo speciali. Però prima mi preparo no, in realtà un caffè no, perché oggi ho già bevuto due, quindi faccio un matcha. E poi andiamo a sedersi a berlo e a chiacchierare. Parto con dire che sono sempre stata abbastanza fissata dall'argomento come essere curata, come essere più bella, come posso essere più perfetta, eccetera. Forse perché sono cresciuta in un ambiente dove comunque la mia mamma e la mia sorella più grande mi hanno attaccato questa cosa, da quando ero piccola comunque vedevo loro prendersi cura di loro e in generale dove comunque si diceva che la donna deve avere sempre le unghie perfette, i capelli perfetti, la pelle perfetta, eccetera. Quindi da quando ero piccolo cercavo tutti i life hack possibili immaginare, strani, come avere la pelle più bella, come farsi le unghie, come avere i capelli migliori, eccetera. Quindi ho provato veramente tante cose nella mia vita e quindi oggi voglio condividere quelle piccole tips che al giorno di oggi mi hanno veramente aiutato, hanno veramente fatto la differenza, a parte le cose scontate per appunto. Allora, la prima cosa, e anche se guardate le mie storie già sicuramente tutti lo sapete, ma sono un amante di auto abbronzanti perché ancora tanti anni fa mi sono resa conto che a parte ho la pelle molto bianca di mio e soprattutto in viso tendo anche a essere rossa, quindi anche se non ho magari brufoli, imperfezioni in quel momento, non mi piace essere struccata proprio perché il colore non è del tutto uniforme, cioè in generale sono bianca, poi magari le guance rosse, eccetera. Quindi io uso anche fondotinti molto liquidi che magari non mi devono coprire super brufoli o acne perché al momento più o meno non ce l'ho, ma per appunto levigano un pochino questo colore. Cioè, in realtà ancora tanti anni fa ho scoperto che c'è un'altra cosa che per appunto può migliorare tanto aspetto non solo del mio viso ma anche del mio corpo. Se siete ragazzi con carnagione molto bianca sapete che sulle gambe si vedono ogni livido, ogni vena, qualsiasi cosa. Cioè quando siete super bianchi e non abbronzate la pelle non ha l'aspetto così appetibile, così tonico, no? Si vedono anche forse di più cose come lieve cellulite, eccetera. E in realtà, addirittura mi sono resa conto che quando sei abbronzato o hai il tuo abbronzante ti vedi anche un pochino più magra, cioè sembra che quei 2-3 centimetri spariscano. Quindi sono veramente pazza di autoabbronzanti e da quando lo uso veramente la mia vita da questo punto di vista ha cambiato molto, nel senso non è che mi è cambiato la vita, però che ho scoperto quel hack che mi aiuta a piacermi ancora di più. Quindi io utilizzo adesso ultimamente da un bel po' di tempo utilizzo questo, anche se ne ho provati veramente di tutti i tipi di autobronzante, tutte le consistenze, tutti i brand, eccetera. Per ora mi sono fermata a questo per diversi motivi. È lieve, quindi non avrete mai quell'effetto stra-arancione, stra-esagerato, che proprio la gente vede che vi siete fatti qualcosa, vi siete addormentati nella lampada. Fa un effetto super naturale e per appunto se uno magari vuole effetto più forte, lo può rimettere semplicemente magari non so, ogni 2 giorni o ogni 3 giorni. 3 giorni. Io ne metto di solito una volta a settimana. Adesso vi spiegherò anche qualche hack di come lo faccio, però infatti voglio spiegare perché. Quando vi mettete autoabbronzante siete più abbronzati e subito la vostra pelle delle gambe, delle braccia, del corpo diventa più levigata, più tonica, più, non lo so, per me è importante essere abbronzata tutto l'anno, non solo d'estate. E soprattutto adesso tutti sappiamo anche che abbronzarsi sotto il sole non fa strabene e nonostante chi vive a Dubai potrei abbronzarmi sempre, diciamo che non ne abuso, preferisco utilizzare autoabbronzante. E un'altra cosa che volevo dire, per appunto, essere abbronzata tutto l'anno, soprattutto anche d'inverno, quanto è bello quando fuori è freddo e piove, invece tu sembra che sei tornata dal mare. E quando io utilizzavo un altro autoabbronzante tanti anni fa che vivevo in Italia, sono andata in un negozio dove lo compravo di solito e ho chiesto alla cassiera, tipo, oh, ma dov'è questa crema autoabbronzante che non riesco a trovarla? E lei mi dice, ma cosa ti serve? È inverno fuori. E quindi mi è rimasto lì del tipo, cosa cambia se è inverno? Non significa che sia
non esco con pantaloncini, nessuno mi vede o io non voglio vedermi comunque bella e abbronzata. Quindi, partiamo con qualche consiglio veloce su come non rendervi questa prima esperienza, se lo usate per la prima volta, tragica. Prima cosa che dovete fare prima di utilizzare autobronzante, quindi periodo preparativo, è quello di farvi una bella doccia, magari anche vasca, calda, quindi fate un pochino scaldare tutta la pelle, utilizzate come si dice, quella roba per lavarsi, o scrub, io utilizzo anche entrambi, se avete bisogno di depilarvi comunque depilatevi, quindi fate in modo che la vostra pelle sia strapulita, scrubata, depilata, liscia, eccetera. Una volta usciti dalla doccia, asciugatevi per bene. Per me, miglior momento per metterlo o la sera prima di dormire, in caso potrebbe sporcare leggermente, tipo aggiallire se avete magari lenzuola bianche, altrimenti mettete lenzuola scure, o quindi la notte prima di dormire, o la mattina, magari un giorno che non dovete uscire, una domenica, lo metto la mattina dopo la doccia, sto tutto il giorno a casa, anche perché un pochino ha un profumo. Non vi dico che proprio puzza tantissimo, però appena lo metti e proprio quando succede, a quanto pare, reazione chimica, ha un profumo particolare, quindi non uscirei con questo. Quindi tutto il giorno che sto a casa e la sera prima di dormire mi faccio la doccia perché dopo queste ore si può già togliere. E quindi non puzzate più e però appunto non sporcate le lenzuola, quindi scegliete voi quando vi torna più comodo. Quindi usciamo dopo doccia, ci asciughiamo per bene, per bene, per bene, ci assicuriamo che siamo già tutte asciutte e non mettiamo nessun tipo di prodotto, non mettiamo tipo crema in viso, niente, tranne che se voi avete la pelle particolarmente secca e conoscete i vostri punti più secchi, per esempio che possono essere di solito nelle persone, possono essere gomiti, ginocchia, non so, dietro orecchie, quindi sapete che, o magari piedi anche, sapete che lì avete la pelle particolarmente secca, vi consiglio di mettervi un po' di crema idratante, però appunto in quei punti, perché è comunque una crema idratante, quindi il corpo tenderà ad assorbire più prodotto lì dove è più secco e quindi alcuni punti, per appunto più secchi, possono risultare più scuri del resto del corpo. Anche se esattamente con questo autobronzante non mi è mai capitato, con alcuni più intensi magari può succedere. Con questo, essendo che è comunque una crema idratante con effetto, onestamente non ho mai avuto nessun tipo di problemi. Dopodiché ce lo mettiamo ovunque, io proprio metto sul viso, leggo così i capelli, metto ovunque sul viso, orecchie, ovunque, ovunque. Mi fate sempre la domanda come arrivo sulla schiena, e io ci arrivo, cioè non so, forse perché ho fatto nuoto agonistico, quindi io arrivo tipo a qualsiasi livello della schiena, quindi ci arrivo a mettermelo. Se no, altrimenti chiedete aiuto a qualcuno, a vostro fidanzato, eccetera, ma poi ditegli di lavare le mani. Quindi vi lo mettete ovunque, lavate le mani bene con sapone tipo 2 volte. E asciugateli, quindi cercate di lavare proprio giusto fino a qua perché avete già messo ovunque e poi mettete una goccia come crema per le mani e lo mettete anche sulle mani. Poi magari prendete un fazzoletto e fate così, ma questo non mi ha mai lasciato le mani arancioni e gialle come magari gli altri fanno. Quindi, onestamente io lo compro questo qua a Dubai in un supermercato, quindi tipo lo vendono abbastanza ovunque. Magari vi allego anche una foto. Invece in Italia penso che lo potete provare o magari sul sito di questo brand o sicuramente ci sarà su Amazon. Quindi questo è uno dei consigli che a me veramente mi permette di sentirmi un pochino più bella, un pochino più sicura di me perché vedo la mia pelle più sexy. Andiamo avanti. Il secondo punto, visto che siamo partiti parlando della pelle del corpo, è mi dovrebbero pagare pubblicità per quanto promuovo queste procedure, ma purtroppo non lo fanno, semplicemente che mi ha talmente cambiato, questo veramente mi ha cambiato la vita, che voglio dirlo a tutte le ragazze, perché magari molti lo stanno valutando se farlo o se non farlo, e io veramente adoro. È depilazione laser. Come vi dicevo, sono abbastanza fissata sull'essere sempre perfetta ovunque, quindi ovviamente peli erano parte di questo, cioè mi dava sempre fastidio da quando per appunto ero adolescente, tutto questo è iniziato, mi davano estremamente fastidio i peli, quindi usavo rasoio, lo usavo veramente spesso, ogni giorno, qualche volta 2 giorni, perché anche una minuscola ricrescita mi dava fastidio, anche se non avevo rapporti, fidanzati, eccetera, proprio per me.
Nella mia concezione, per me avere i peli era quasi come essere sporca. Cioè, se mi sono fatta la doccia ma non mi sono fatta i peli, mi sentivo come se sono sporca, non lo so. Quindi mi dava veramente fastidio e stress vivere questa situazione. Mi ricordo che c'era un periodo quando appena iniziava a diventare popolare depilazione laser. Ma vivevo in Italia, mi sembra non c'era, o non me lo potevo permettere, o no. Comunque non lo so, volevo farlo ma non andavo mai a farlo, non mi ricordo cosa esattamente c'era. Poi mi sono scordata, poi mi sono trasferita a Mosca e lì, tipo appena sono arrivata, come sappiamo i centri estetici a Mosca ci sono tipo super avanzati, e quello che in Italia, tipo la potenza del laser, come mi sembra, perché non l'ho mai fatto in Italia, di quello che fa in Italia tipo chirurgo estetico, per esempio laser alessandrite eccetera, in Russia lo fanno qualsiasi centro estetico. Quindi appena sono arrivata in Russia sono andata a farmi la mia prima seduta di laser, e dopo la prima seduta ho capito che questo fa per me, questo mi ha cambiato la vita, e da ora in poi ho fatto, cioè da quel momento ad oggi lo sto facendo da circa 2 anni, un anno e mezzo, sì. E devo dire che avrò fatto sul, non lo so, 16, 17 forse sedute, ormai da un bel po' che ho smesso di contarli, perché comunque quello che non ci dicono i centri estetici quando lo promuovono, ci dicono che è depilazione definitiva, che fai quelle 10 sedute e ti spariscono i peli per tutta la vita. In realtà questo non è del tutto vero. Per appunto ragazza da quale vado qua a Dubai, è stata una ragazza molto sincera, nonostante che magari va contro il suo business, ma mi ha raccontato che per appunto, a parte che non si elimineranno mai del tutto, lei che comunque lo fa come lavoro al suo centro, nonostante che lo fa da anni, se lo fa anche da solo eccetera, comunque lo continua a mantenere, perché comunque si vanno ad ammazzare i peli. In teoria si dice che ogni seduta si ammazza il 10% dei peli, quindi in realtà, cioè in teoria, in 10 sedute si dovrebbero ammazzare per appunto 100%, però poi ci sono i peli dormenti, poi ci sono i cambi di ormoni. Come sappiamo, pelo è una cosa ormonale, quindi con qualsiasi sbalzo di ormone, magari iniziate a prendere la pillola o magari rimanete incinte, o comunque qualsiasi altra cosa che può cambiare i vostri ormoni vi può far tornare di crescere tutti i peli. Ed obiettivamente quando io lo facevo ogni mese ero liscia, e quando ci sono stati momenti quando magari sono andata a Bali o non mi ricordo dove ero, quindi magari ho saltato un mese o due, letteralmente qualche pelo si svegliava, non tornava il 100%, magari non tornava la durezza, ma non ero neanche così perfettamente liscia come mi piacerebbe. Quindi io per me stessa sono rassegnata che per me è ok andare a farlo una volta al mese, due volte al mese per mantenere il risultato, non mi pesa farlo, ma lo preferisco comunque. Non riuscirei più a tornare come prima, cioè veramente questo è qualcosa che mi ha cambiato la vita. Sono diventata spensierata, quando vado in spiaggia mi posso mettere qualsiasi mutandine più aperte del mondo, se vado in vacanza non mi devo portare niente per depilarmi, quindi la vita è diventata completamente più leggera da quel punto di vista. Unica cosa che mi dà fastidio è che io sulla gamba, ora ve lo faccio anche vedere qua, sulla gamba ho un tatuaggio, e quindi ovviamente laser non può andare sui tatuaggi, quel piccolo pezzo intorno alla gamba dove c'è il tatuaggio per appunto mi continua a crescere i peli, quindi lo devo fare lì. E niente, quindi io mi sono fatta tutto, anche le braccia, e comunque sono davvero super contenta e continuo a farmelo, anche se la mia ragazza, come vi ho detto, è super onesta, nonostante che va contro il suo lavoro. Lei mi ha detto: guarda, per esempio sulle cosce smettiamo di farlo, anche perché mi sono rimasti 3 peli biondi, e come sappiamo laser non prende i peli biondi, quindi dice lo facciamo sempre lo stesso risultato, perché questi ormai non ti andranno via, quindi non ha senso che continui a fartelo a pagare, perché comunque la situazione sulle cosce ormai non migliorerà. E onestamente non mi dà fastidio, sono veramente morbidissimi, bianchi, tipo 3 peli sparsi, quindi non mi dà un fastidio, non li tocco nemmeno. Per il resto invece, dove c'è, come funziona il laser? Più avete il pelo duro e nero e va via meglio, vi fa più male. Infatti le prime sedute per me erano veramente dolorose, perché quando c'è tanto pigmentazione, quindi il pelo è nero e duro,
fa super male, però viene anche ammazzato prima. Più il pelo è chiaro e morbido, e più è difficile ammazzarlo. Quindi una cosa, ora non lavoro lì, però da quando lo faccio penso che un pochino ho iniziato a intendermi. E per appunto, come dicevo, mi saranno rimasti 5-10% dei peli, sono tipo morbidissimi, bianchi, rari, eccetera, che per appunto elimino con laser. Ma a quanto pare questi per appunto sono quelli che poi rimangono a lungo termine perché è difficile farli andare via. E quindi lei mi ha consigliato di fare elettrodepilazione, non lo so esattamente come si chiama, ho scoperto da poco. E da quello che ho visto del video non capisco niente di questa roba. C'è un laghetto sottile che inseriscono dentro il pelo e ammazzano proprio la testina con un, non so, impulso elettrico, credo, non lo so. E quindi cioè, quello è veramente definitivo. Cioè, una volta ti ammazzano quel pelo, veramente non ti crescerà mai più nella tua vita, in teoria. Però ovviamente è una cosa stralunga, perché pensate che quanti peli abbiamo? Sono tantissimi, quindi devi fare uno per uno, magari può durare anche 20 ore, eccetera. Però per appunto farlo magari all'inizio, quando non hai fatto laser, è un po' roba da pazzi, perché ci metterai un sacco di tempo. Ora che ce l'ho 5% dei peli, penso che ci sta. Quindi infatti sto pensando che quando vado a Mosca proverò a fare questo su quello che mi sia rimasto. Quindi probabilmente riuscirò, diciamo, a eliminarli del tutto. Anche perché ho questa, per appunto, questa paranoia prima di gravidanza, perché penso, ok, ora magari non ho più peli dopo laser, però poi magari rimango incinta, mi ricresce tutto di nuovo da capo, magari mentre sei incinta non lo puoi fare, allora tutto sarà perduto. Quindi, per appunto, ora penso di farmi quella lì. E ovviamente vi racconterò. E mi dovrebbero già pagare per quanto promuovo laser, però semplicemente penso che, cioè, a me sarebbe piaciuto all'inizio del mio percorso con laser che qualcuno che lo fa già da tanto tempo mi avrebbe detto tutti i pro, tutti i contro, eccetera. Quindi magari a qualcuno di voi può essere utile che lo sta ancora valutando, e come penso sia già chiaro da tutta la storia di amore con laser che vi ho raccontato, che per me è stato solo un pro. Cioè, tornassi indietro lo rifarei mille volte perché mi ha veramente cambiato la mia esistenza con i peli. Un'altra cosa non scontata che ho iniziato a fare da poco, perché prima per appunto ero molto più spensierata da questo punto di vista, anche se la mia mamma mi ha sempre detto una cosa: Lena, guarda che una donna si può, cioè la donna con il viso può ingannarti della sua età, perché magari si può mettere Botox, si può truccare, può curarsi il viso, ma una cosa che dirà sempre la verità è il collo e questa zona qua. Quindi la maggior parte di noi donne penso che si prendano cura del viso, fanno skincare, fanno maschere, fanno delle procedure, eccetera, ma poi danno molto per scontato, tralasciano questa zona qua che comunque è sempre visibile, cioè comunque qualsiasi cosa ci mettiamo, di solito abbiamo questo. E invece ci concentriamo tutti sul curare, truccare questo e non questo. Quindi maggior parte delle persone per appunto non si prendono abbastanza cura almeno di questa zona, e io ero una di quelle. Infatti avevo due o tre problemi che mi hanno iniziato a dare fastidio ultimamente. Prima cosa, mi hanno iniziato a venire tipo le rughe, questi qua, non so come si chiamano in italiano, oddio, tipo anelli di Venere, forse in russo si dice così. Quindi queste rughe così a cerchio che appunto vengono sul collo, un po' dalle posizioni, un po' da tutto. E quindi mi davano davvero tanto fastidio, mi sembrava che mi arrivavano addirittura fino a qua, ma anche ora un po' si vede, ma sono migliorati tantissimo. E quindi io mi davo così tanto fastidio questa cosa che volevo anche farmi i filler, perché c'è una procedura dove per appunto si inserisce filler in queste rughe e si pampano e ritorna come prima. Ancora penso di farmelo, ma comunque finora non me la sono fatta, ma ho risolto in altro modo. Poi mi venivano sempre a brufoletti in questa zona qua, soprattutto d'estate. Io non capivo, cioè mi mettevo un top e qua c'erano dei piccoli brufoletti, mi dava stra fastidio, anche qua sulle braccia. E mi dava tantissimo fastidio, rovinava tutto il mio look. E non capivo perché. Poi avevo delle teorie che magari mettendo profumo sulla pelle poteva provocare, poi soprattutto profumo con sole, magari se d'estate, eccetera. E poi in generale la pelle, essendo che qua la pelle è molto più sottile, morbida, era un pochino più rigida, come se era, non lo so, ruvida. E mi dava tutte queste tre cose, mi davano davvero fastidio di questa zona. Ma nonostante questo, continuavo a tralasciarla, non prendermi tanto a cura. Magari sì, mettevo crema del corpo ovunque e basta, ma senza fare cose particolari.
Invece, da non così tanto tempo, ho iniziato a prendermi cura di collo e di tutta questa zona qua, cioè in realtà anche insieme con seno qualche volta, proprio come mi prendo cura del viso. Quindi ho iniziato a fare maschere idratanti, cioè mi metto un top nel seno o nuda e mi metto una maschera grassa idratante con oli qua e quindi la porto per 15 minuti, 20 minuti quando sono a casa, poi mi faccio la doccia. Poi sempre crema, quindi se la notte mi faccio skincare routine del viso, mentre qua non vanno creme del viso, non so, con acidi, con retinolo, eccetera, perché comunque anche qua la pelle è sensibile, non ce n'è bisogno. Ma le creme super idratanti, sieri idratanti, quindi se io metto siero qua e tutta la mia skincare dura fino a qua, cioè io mi curo viso e collo, massaggio e metto qua. E poi utilizzo una crema idratante, per esempio avevo una crema per viso, mi sembra Vichy o qualcosa, che non utilizzavo per viso perché avevo comprato un'altra, quindi era lì, scadeva, cioè non scadeva, nel senso non lo utilizzavo, l'ho utilizzata sul collo, ora ho finito, dovrò ricomprare. Quindi potete comprare una crema, magari se per viso usate una crema un po' migliore, più cara, qua potete comprare una crema un pochino più economica, ma comunque una crema bella idratante per il viso e prendervi cura. Perfetto, è arrivato corriere. Eccoci qua, era arrivato il mio cibo. Allora, continuiamo, di cosa stiamo parlando? Ah, e quindi la sera e la mattina, quando vi fate la vostra skincare routine, magari comprate una crema più economica, perché comunque magari non è così importante, non vengono acne, eccetera, sul collo. E quanto vi prendete cura del vostro viso, prendetevi cura anche di questa zona. Io per appunto maschere idratante, le creme e sieri e più massaggiando, ho visto tantissimi risultati, non mi vengono più brufoletti, non so se ora, no, completamente tutto pulito, la pelle è diventata morbida, è andata via questa rigidezza e questi anelli veramente ancora un po' ce n'è, cioè comunque figlio lo dovrò fare, ma sono migliorati tantissimo, quindi questa è un'altra cosa non scontata, ma che ragazzi fa veramente differenza nel vedere una donna curata quando ha sia il viso bello tirato e idratato, ma anche questa zona qua. Parlando del viso, oh guardate, è arrivato un uccellino. Parlando del viso, non è un video, cioè non è un video sui prodotti che voglio consigliare, ma anche qua ho avuto un lungo percorso tra acne, tra pelle grassa, tra pelle problematica, e ora più o meno sono abbastanza contenta della qualità della mia pelle. Ora qua ho un brufolo enorme, penso per preciclo, però per il resto diciamo che sono abbastanza contenta della qualità della mia pelle e non vi consiglierò tutta la mia skincare routine, eccetera, anche perché tra skincare, tra pensieri e tra alimentazione all'acqua e tutto un insieme dovrei fare un video a parte, ma voglio consigliarvi una cosa che ho notato che veramente fa differenza tra tutti i migliaia di prodotti, eccetera, una sostanza che ho notato che veramente cambia. L'ho notato soprattutto perché ci sono stati due periodi dove l'ho usato, l'ho provato, ho smesso di usarlo e ho visto la differenza di quando lo uso, quando smetto e quando ricomincio, e che di nuovo la pelle diventa bella. Me l'ha consigliato la prima volta la mia cosmetologa a Mosca, mi ha fatto la mia giusta skincare routine per me, no? Quindi ho iniziato a farla ed in effetti la mia pelle è migliorata tanto. Dove c'era una cosa che io avevo un pochino paura di utilizzare, però lei mi ha convinto ed in effetti la mia pelle è migliorata tantissimo, veramente visibilmente. E questa cosa è retinolo. Anche se molti sono scettici, dicono che, anche qua lo sto parlando per la mia esperienza, non sono dottore, consultate dottori, cioè sto solo raccontando ciò che è successo a me. Molti comunque dicono che il retinolo si usa solo per anti-aging, comunque per la pelle che sta già invecchiando, da giovani non si consiglia utilizzare, alcuni anzi dicono che bisogna utilizzare già da giovane, così si previene, cioè ho sentito tante teorie. Il fatto sta che comunque a me mi ha consigliato una dottoressa, mi sono informata anche da me, comunque mi è piaciuto quello che ho letto e in effetti l'ho provato due volte, cioè smettendo e riprovando, e veramente ho visto che fa differenza. La prima volta ho iniziato con 0,5, se voi non avete mai provato retinolo, bisogna dire che mi sembra, anche qua, non voglio sparare una cosa ignorante, ma mi sembra vitamina A mi sembra, ed è una cosa abbastanza forte per la pelle, quindi se voi utilizzate di solito creme con retinolo si trova tipo 0,25, 0,5, 1%, 2%. È importante iniziare con un retinolo, cioè con una
percentuale molto bassa, quindi se è la prima volta che vi approcciate, soprattutto se avete la pelle super sensibile, dovete partire con più percentuale più bassa possibile, usandola non so, per 6 mesi, finché la vostra pelle non si abitua, e poi magari alzare il grado. A me mi hanno spiegato così. Quindi io avevo iniziato con 0,5 e mi è stato avvisato che all'inizio, quando inizi a utilizzare l'etinolo, finché la tua pelle si, diciamo, ristruttura, una cosa del genere, possono succedere, cioè può diventare un po' più secca, un po' più sensibile, o magari si può scripolare in alcuni momenti, che è normale quando si inizia a utilizzare. Onestamente, forse io, essendo la pelle grassa, non lo so, non ho visto tutto questo scripolarsi, tutta questa sensibilità. Comunque non posso dire che ho visto questa cosa che mi turbava, non mi è successo, però la mia pelle in effetti è migliorata molto. Post acne non avevo già tante acne, però è diventata più pompata, più levigata, più, non lo so, mi piaceva, più radiosa. Poi a un certo punto mi sono trasferita a Dubai e ho smesso di utilizzarlo, anche perché cioè, sole e retinolo non vanno d'accordo. E io avevo paura, ho detto vabbè, anche se uso magari protezione solare, però qualche volta succede che magari, insomma, esci la mattina presto, vai in supermercato, fai qualcosa, non metti protezione, e insomma ho avuto paranoia su questo, ho smesso di utilizzare. E poi onestamente ho visto la differenza, che la mia pelle di nuovo è un po' peggiorata. Poco fa ho ripreso con l'etinolo e avevo comprato questo qua di Hills, non lo so come, casomai vi metto poi o link o foto. Di quel brand che fanno roba naturale, credo. Però questo è un tipo serum, quindi un siero, però fatto tipo a crema leggera, però con daily micro dose, quindi micro dosaggio, cioè non c'è scritto neanche se è 0,5, cioè proprio micro dosaggio, quindi super leggera. Infatti con questo non ho proprio sentito niente dal punto di vista rossore eccetera, e quindi con questo mi ci sto trovando super bene. Lo uso la sera, uso un siero idratante, poi questo, poi la crema idratante sopra, ed effettivamente seconda volta ho iniziato a utilizzarlo, ora lo utilizzo forse più di un mesetto e di nuovo vedo la differenza. Cioè si possono usare, cioè ho provato tantissime creme, tantissimi sieri super cari, super fighi che vanno di moda, ma onestamente parlando, per ora l'unico prodotto che ho visto veramente pesante la differenza della mia pelle è retinolo. Quindi, come ho detto, non sono un dottore, vi sto raccontando la mia esperienza, consigliatevi con qualcuno. Però nel caso lo volete sperimentare da soli, come ho detto, partite dal dosaggio più piccolo possibile. E un'altra cosa che volevo aggiungere, che retinolo non va bene con vitamina C, quindi nel caso voi iniziate a utilizzarlo da sole, non fate che per esempio la sera vi mettete siero di retinolo e poi crema con vitamina C, no, non vanno proprio d'accordo. Quindi la sera vi mettete magari retinolo e qualcos'altro, insomma, roba idratante, e la mattina non si mette retinolo, perché per appunto non si va al sole, si mette solo la sera. E addirittura se avete la pelle sensibile potete usarlo tipo 3-4 volte a settimana, non ogni giorno, io lo uso ogni giorno. E la mattina invece potete tranquillamente usare vitamina C. Ecco, volevo precisare questo giusto. Un'altra cosa che mi ha reso veramente molto più bella, e questo costa 0 euro 0 centesimi, è un'abitudine che ho preso tanto tempo fa, poi di nuovo ho smesso, di nuovo ho riniziato e di nuovo ho capito che veramente serve farlo perché funziona, è massaggi al viso. E io lo faccio mentre sono in doccia e lo uso solo le mie mani. Ho provato tipo 50 massaggiatori, gua sha, di metallo, elettrico eccetera, ma ho capito che le mie mani ci sanno fare meglio di tutto. Quindi cosa vado a fare io e perché? Prima di tutto la mattina, quando faccio magari la doccia la mattina, mi aiuta a togliere il gonfiore, mi rimodella un po' il viso, ma a lungo andare mi sono veramente rimodellata il viso tantissimo con i massaggi a mano. Ho iniziato a farlo tipo tre anni fa, e veramente in quel momento ero anche un po' meno 5 kg, però avevo una jawline qua super definita, tutti mi dicevano che mi sono fatta filler, che mi sono rifatta. Una volta avevo fatto anche video per TikTok facendo vedere la differenza prima e dopo. Sì, ti sei rifatta tutta da chirurgo eccetera. No, non avevo mai fatto niente nella mia vita da chirurgo, ma semplicemente facevo massaggio viso ogni giorno, tipo che durano 3 minuti, ma veramente facevano tanto. Poi sono andata a Mosca, mi sono fatta qualche filler, sono un po' ingrassata e ho capito che non voglio mai più farmi filler in viso.
anche perché nonostante che volevo aggiungere qua, era 2 anni fa, quindi ormai non ho niente, sono scomparite tutte, avevo fatto stra poco 0,5, quindi ora non ho filler nel mio viso. Volevo fare qua magari la linea più definita, un po' qua, e mi sono resa conto che non mi serve, anche perché filler, essendo l'acido ialuronico, attira l'acqua, quindi giorni quando sei magari più gonfia diventi, cioè non ti aiuta a sembrare più magra, anzi ti gonfia ancora di più il viso. Quindi adesso ho capito che per ora, che sono giovane e bella, non mi servono filler, lavorerò solo sodo con le mie mani. Quindi cos'è che faccio? Quando sono in doccia, magari mi sono messa balsamo, mi sono messa tutte le cose, e 3 minuti, mi metto il mio detergente che uso per il viso, quindi prendo, me lo schiumo tutto, quindi sono tutta schiumosa, e inizio a fare così. Questa è la prima mossa, quindi così, quindi con schiuma si deve tutto scivolare bene, o altrimenti lo potete fare dopo doccia con l'olio, ma a me mi piace di più così. E quindi inizio a fare così, e massaggio così, conto tipo fino a 20, tipo 1, 2, 3, 4, 5, poi con questi qua, così, forte, però ora non mi sfrego perché sono un po' truccata, però avete capito, no? Così, e ovviamente tutto si scivola stra bene. E qua sentite che proprio andate in questa linea dove per appunto c'è... Come si dice questo? Vabbè, avete capito. Che per appunto vi fa poi definire di più questo momento. Quindi poi conto fino a 20 così, poi magari così, poi qua, poi così. Poi se... Cioè, ora mi stanno vedendo anche questi, quindi sto iniziando anche a concentrarmi così. Quindi non è tipo super face yoga impegnativo, anche se vorrei iniziare a farlo, dove magari devo stare 20 minuti a fare tutti gli esercizi. Ma solo in doccia, mentre aspettate che il vostro balsamo agisce, la maschera agisce, fate questo piccolo non impegnativo. E veramente questo... Ah, un altro per dopo mento, che è davvero meritato. Così. Cioè, vedete, dovete sempre utilizzare le nocche. Così. Quindi proprio sentite che state lavorando con questa cosa qua che dopo mente. E veramente, ragazzi, questo, ho visto il mio viso cambiare, e anche in questi, neanche da dire 5 mesi, cioè già in un mese iniziate a vedere come il vostro viso inizia a definirsi di più, a essere meno gonfio, essere più fresco, anche perché fate anche circolare sangue, no? E poi dopo questo uscite, avete tutto il viso un po' magari rosso perché è circolato sangue, mettete anche i vostri prodotti e si assorbono anche meglio, quindi solo più in questa cosa. Quindi vi consiglio di prendere questa abitudine, che veramente con poco impegno, con 0 soldi e tutto, potete migliorare tanto aspetto del vostro viso. E ultima cosa, anche se avevo detto che davo 5 tips, ho deciso di farne 6, e questa è una cosa che ho combattuto, ma magari può essere attuale per qualcuno. Brufoletti sulla schiena. Ho avuto un periodo in cui mi sembra me ne sono fatta un massaggio e non mi sono fatta la doccia, quindi tutta oleosa, mi sono vestita, sono andata a fare le mie cose, passeggiare, sono tornata a casa la sera, e penso da questo, che però appunto c'era l'olio tutto, mi sono venuti un sacco di brufoli sulla schiena ed era orrendo, mi facevo proprio schifo, non riuscivo a vederlo, eccetera. Ho iniziato a riabilitarlo e ci sono stati 3 cose che mi hanno aiutato. Prima cosa, come abitudine che ce l'ho finora, e non faccio mai senza la doccia, quando mi metto balsamo o maschera sui capelli non li lascio mai sciolti, appoggiati sulla schiena, perché questo è un altro motivo per cui vengono brufoli sulla schiena, perché balsamo per appunto denso va a chiudere i pori e quindi lì si creano brufoli, punti neri, schifezze varie. Quindi io ogni volta che mi metto maschera o balsamo faccio i capelli così, e in doccia ho sempre o un elastico o tipo una moletta, qualcosa per tenerli così. Quindi anche quando poi sciacquo cerco di appoggiare e far entrare balsamo maschera con la schiena meno in contatto possibile. Quindi questa è la prima tips che vi consiglio di prendere come abitudine, perché la vostra pelle diventa molto meglio. E la seconda cosa è usare detergente con acido salicilico anche per la schiena. Cioè, in generale, se voi avete pelle grassa, acneica, problematica, acido salicilico, penso sapete tutti che è la salvezza. E quindi ci sono dei detergenti, per esempio la Roche Posay, mi sembra anche CeraVe, non lo so, tanti brand hanno. L'importante è che contiene per appunto acido salicilico. E se lo usate per viso, se avete brufoli, ma io lo usavo per appunto tipo di... Quello di La Roche-Posay ha una
boccia abbastanza grande, quindi io tranquillamente l'ho usata per la schiena, e quello mi ha aiutato tanto, seccava proprio i brufoletti. E poi anche potete comprare o tonico con acido glicolico o con, per appunto, acido salicilico, e anche quello utilizzare sulla schiena. Infatti in questo modo sono riuscita a liberarmi dei brufoli anche sulla schiena, anche qua per esempio, e migliora. O anche sul culo vengono qualche volta, soprattutto d'estate, quando magari si va a sedersi in piscine pubbliche eccetera, vengono i brufoletti sul sedere, no? Quindi questi sono piccoli tips che si possono utilizzare non solo per viso ma anche per il corpo. Allora, venuto stralungo, pensavo di fare una cosa corta, ma penso che, spero che vi è piaciuto. Scrivetemi commenti, scrivetemi altre idee di quello che volete vedere qua, così una volta a settimana forse facciamo questa rubrica, dove mi sono fatta questa matcha, non è che l'ho bevuta, è diventata un po' schifosa, dove per appunto prendiamo caffè insieme e chiacchieriamo. Ciao ragazzi!